Buongiorno e bentornati a Chi c'è c'è. Oggi abbiamo un ospite veramente speciale, il maestro Don Ghi Giuseppe, che è un pittore che è conosciuto in tutta Italia e non solo. Buongiorno signor Giuseppe. Buongiorno. Allora, come abbiamo detto prima, lei è molto famoso dappertutto. Quindi, com'è possibile tutto questo? È possibile donando la vita alla mia arte, alla mia pittura e dedicandosi totalmente, perdendo anche nottate di sonno e con tanta passione, tanto lavoro, tanta voglia di farcela, di riuscire, di metterci tutto quello che uno ha dentro. Quindi la domanda sorge spontanea: perché ha cominciato a dipingere? Bella domanda questa. È una cosa che nasce dentro, è una cosa che non la puoi soffocare, è un'esigenza naturale probabilmente, è amante della natura, amante dei colori, ho sempre avuto questa passione che ho messo in pratica fin da giovane, ho cominciato a 12 anni con la prima cassetta dei colori e via via fino a incontrare i più grandi e noti pittori degli anni 60-70 come Annigoni e tanti altri, fino a incontrare il mio maestro Federico von Rieger, professore dell'Accademia di Monaco e di Berlino, e da lì con lui ho imparato tutte le tecniche del Cinquecento e poi personalizzandole al mio bisogno, al mio stile, al mio modo di essere. Quindi lei definisce l'arte un'esigenza naturale? Però è stato aiutato da un maestro. Beh, tutti dobbiamo imparare da qualcuno. Abbiamo dentro di noi questa cosa, però dobbiamo avere un maestro come nell'antichità. Anche tutti i più grandi erano comunque maestri, figli di maestri, non c'è niente da fare. Quindi come fa a spargere il suo sapere per tutte le persone? Non credo che lei tenga quest'arte solo per lei. No, anzi, l'esigenza è quella di dipingere proprio per soddisfare innanzitutto se stesso, ma diffondere poi il pensiero artistico attraverso le mostre e attraverso ogni canale che possa far vedere alle persone quello che uno ha dentro, quello che uno vuole raccontare attraverso la propria arte. Da qui ho iniziato a fondare, a collaborare prima con delle associazioni culturali, fondandone anche, e poi avendo una mia scuola personale in modo da poter insegnare e diffondere il concetto dell'arte. Come si chiama la sua scuola? Si chiama la scuola di Don Ghi Giuseppe, che si trova a Brenna, in provincia di Como, all'interno dell'associazione culturale ABC, l'associazione Brenna Cultura, e che diffonde tutte le tradizioni, tutte le arti, compresa la pittura, quindi la mia scuola. Diciamo che questo lavoro è qualcosa di impegnativo e magari stresserà anche qualche volta, quindi cos'è che ne fa nel tempo libero per liberarsi un po' dalla pittura? Per liberarmi dalla pittura, ma dalla pittura non ci si libera mai, però ecco, per esempio sono un appassionato di montagna, mi piace arrampicarmi, mi piace stare all'aria aperta in modo che si libera la testa. E anche suonare la chitarra, come sto vedendo. Beh, la chitarra è un suonare la chitarra, è una passione, quindi uno ci prova a fare anche quello, poi venga come venga, comunque rimane proprio una passione, un'esigenza, nel senso che un suono è paragonabile, può essere paragonabile a un colore, un accordo a un insieme di colori, no? E quindi mi sfogo così, e poi la mia grande passione per la pittura, la fotografia, e quindi anche quella lì è un'altra arte che, girando così per i monti, in giro ovunque, dove ci sia del bello, uno si esprime anche attraverso la fotografia, un mezzo meccanico, ma poi dietro al mezzo meccanico ci siamo noi, e quindi l'immagine, pittura, fotografia. Quindi possiamo dire che la fotografia è un mezzo per arrivare alla pittura, in un certo senso.
Lei fa la foto Può e poi la usa essere nella pittura. anche fonte di ispirazione. Una fotografia che ho fatto io perché in quel determinato momento ho visto un qualcosa che potesse diventare poi un dipinto, sì, perché no, va bene anche quello, ma sono due cose comunque, son due modi di vedere l'immagine diversi, ma comunque affini. L'ultima domanda, vuole dire qualcosa ai suoi allievi che la stanno guardando in questa intervista? Beh, mi piacerebbe che tutti potessero poi riuscire ad esprimersi attraverso, o con la mia scuola, o comunque con altre scuole, ma di applicarsi perché poi arrivano le soddisfazioni. Soddisfare le proprie passioni, il proprio interiore è una delle cose, più belle della vita che possono esistere, nel senso che quando tu soddisfi le tue passioni interne, sei in pace con te stesso, sei in pace con tutto e hai questa soddisfazione di aver fatto un qualcosa di tuo, uscito dal tuo interno e attraverso i pennelli, o che sia la fotografia, la poesia, la scultura, tutto quello che volete voi, il teatro, la musica, è sempre la cosa più bella del mondo. Quindi con questa bellissima frase ringraziamo il signor Giuseppe per essere stato qui con noi, la ringraziamo molto. Grazie a voi, grazie a Radio. Chi c'è c'è. Ok, va bene, E grazie. ricordate che portare avanti un sogno è molto importante perché è stato così per il signor Giuseppe. Arrivederci a tutti. Grazie a voi.